Alessandro Landini, barco come eroe, rappresentante della fondazione Marco Simoncelli Ollus, una fondazione che opera in onore nel nome di Marco Simoncelli e fa iniziative di beneficenza, protagonisti anche nel weekend 29-30 agosto nel corso del trofeo delle ragioni di Mini Enduro. Ci puoi raccontare un po' il significato, da dove siete partiti e quello che sarà lo svolgimento della serata? noi siamo partiti l'anno scorso con un'asta di beneficenza che avevo conosciuto Paolo Simoncelli in nel Superbike eh, qui in Italia e gli ho chiesto come si poteva Organizzare per fare qualcosa per la Fondazione Simoncelli, lui presto e fatto mi ha detto organizza un evento e io verrò con, eh, con piacere a questo evento che organizzerai. Abbiamo fatto l'anno scorso l11 settembre 2014 un'asta di beneficenza con gli oggetti del Sic del merchandising dove Paolo e Rossella, la mamma, hanno partecipato e autografato alcuni degli oggetti e abbiamo messo all'asta questi oggetti. Il risultato è stato veramente Buono perché anche con le aziende della zona abbiamo recuperato qualcosa prima un 2000 euro, poi con l'asta di beneficenza fatta siamo arrivati a un totale di 3.800 euro. È stato un piccolo inizio, però da come quest'anno con Roberto eh, Senesi ci si siamo coalizzati eh, per rendere un qualcosa in più e per dare un valore aggiunto, grazie al Motoclub abbiamo detto perché non fare i due eventi assieme per entrambi le cose, per valorizzare sia l'una che l'altra e di conseguenza abbiamo così deciso e quest'anno il 29 d'agosto alle ore 21 al cocomerò e ci sarà di nuovo l'asta di beneficenza perché a Paolo Simoncelli è piaciuta veramente tanto perché non aveva mai visto una cosa del genere, poi io sono molto eh, fuori di testa e è stata anche simpatica la situazione, e mi ha detto facciamo qualcosa per questa fondazione. Io vi aspetto il 29 eh, di agosto su Alco Comerò eh, perché faremo sia cena. Che è la fine della cena, l'asta di beneficenza. E come dico a tutti e sempre, una mano del cuore e una del borsello, perché c'è chi ha veramente bisogno e noi dobbiamo dare un aiuto a, a queste persone qui.